La curiosità, la voglia di sperimentare, di vedere e scoprire il mondo. Tutto attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica. Se si dovesse introdurre Cesare Girolimetto, probabilmente lo si farebbe così. Fotografo di fama internazionale, ma prima di tutto, come dice lui stesso, viaggiatore. Sabato 24 novembre è stato ospite dell'associazione Sguardi Fotografici al Libro Portico di Carbonera. Una serata in cui ha raccolto i suoi ultimi scatti sulla città di Venezia, in cui ha voluto mostrare non solo il lato magico e misterioso della meta da sogno, ma anche e soprattutto il vero volto della città, quello di tutti i giorni. Io sono un colorista, ma come ho detto prima, forse ha sentito, il nero è il più bel colore della fotografia a colori, perché il nero crea questo stacco con tutto quello che è intorno che valorizza in maniera nettissima il colore. Quindi il colore ha bisogno del nero. È un po' una contraddizione, ma non so se ha fatto in tempo a vedere alcune fotografie, lo stacco del nero è importantissimo, basilare. Passiamo ai viaggi. Ho sempre fatto viaggi con mezzi terrestri, quindi io mi muovevo solo in macchina, Marco Polo a cavallo, io in macchina. Il mio primo viaggio lo faccio nel 63 con una Fiat 600 a Baghdad, nel 63. E poi continua con viaggi sempre in macchina, sono stato in India, ho fatto il periplo dell'Africa, sono stato un po' dappertutto in macchina. Poi alla fine, quando ho capito che o faccio una cosa che non ha fatto nessuno, o smetto e lì comincio a preparare questo giro del mondo che alla fine poi viene riconosciuto dal Guinness dei primati come il primo e più lungo giro del mondo compiuto con un camion. Sono nel Guinness da 40 anni perché è stata un'idea folle, però alla fine ce l'ho fatta. Un uomo che è riuscito a fare della propria passione, il viaggio, il proprio lavoro. L'incontro ha concluso la rassegna di serate con ospite organizzate per l'anno 2017 dall'associazione Sguardi Fotografici, circolo che si propone di diffondere l'arte della fotografia e di riunire tutte le persone che hanno in comune questa passione. Cosa cerca nei viaggi? Cosa ha trovato? Nei viaggi trovo l'ambiente. L'ambiente e la popolazione. Non vado in cerca di cose strane. Giro e guardo. Basta guardare. Vedi popolazioni, vedi paesaggi, vedi, basta avere il gusto di guardare. Ma questo è valido anche per Carbonera o Treviso, basta saper guardare. Come ho detto prima, non servono nuovi viaggi, ma nuovi occhi per vedere. Basta voler guardare.